Benvenuti! Oggi volevo parlarvi di quest'anime che letteralmente mi ha scaldato il cuore, ovvero Komi Can't Communicate. Avevo delle aspettative veramente alte per questa serie, ma allo stesso momento veramente basse. Il motivo? È una serie Netflix. Penso che sappiate perfettamente il timore che una persona può avere guardando un loro anime, perché certe volte fanno uscire delle porcate, altre volte dei bei prodotti, e Komi è fra questi. La storia è molto semplice, in poche parole Komi è una ragazza che soffre di gravi disturbi della comunicazione e di ansia sociale. Infatti non riesce a parlare con nessuno, fino a quando entra in gioco Tadano Itohito, che riuscendo a capire il problema di Komi, saprà dalla ragazza che il suo desiderio è avere 100 amici. Da qui iniziano tutte le disavventure di Komi e compagnia. Sicuramente non è la trama migliore del mondo, forse anche banale sotto certi punti di vista, ma quello che mi ha colpito in questi 12 episodi, avendo letto solo il primo volume del manga, era la qualità delle animazioni, che erano veramente fluide. Disegni molto buoni, effetti sonori che si lasciano tranquillamente accompagnare facilmente a tutto il contesto, ma soprattutto la dolcezza che trasmette Komi al pubblico. E ah sì, e anche qualche JoJo reference. Ma ritornando seri, io sono riuscito in questi 12 episodi a capire la protagonista, empatizzavo con lei ed ogni volta che lei riusciva in un'azione mi sentivo contento ed anche un po' triste quando lei capiva di fallire. Ma sicuramente non è l'unico aspetto buono dell'opera. I personaggi che girano intorno a lei sono veramente interessanti e soprattutto chi non capisce giapponese alcune cose non può capirle. Ovviamente mi sono andato a documentare apposta, ma tutti i nomi dei personaggi hanno dei significati. Il cognome della ragazza significa vecchie idee, riferendosi al fatto che la famiglia è molto antiquata. Ricordiamoci che Komi non aveva mai avuto un cellulare in vita sua, ma raramente l'espressione Komi serve per la frase Komyūshō, che significa disturbo della comunicazione, visto che in famiglia non solo lei ma anche il padre e il fratello hanno lo stesso problema. Altri che posso citare sono Tadano Itohito, che tolto uno dei due Ito significa persona normale, o Sarana Jimi significa letteralmente amico d'infanzia. Inaga no Koko, tolto l'ultimo Ko, significa bambino di campagna. Forse è meglio se mi fermo proprio perché tutti i nomi hanno dei significati nascosti, di cui potete informarvi anche voi cercando su internet. Quindi, in conclusione, sono soddisfatto di questo lavoro fatto dalla Holm Incorporated. Ed essendo stata già annunciata la seconda stagione in uscita quest'anno, spero che non cali nel disegno e nelle animazioni. Sicuramente in futuro tornerò a parlare di Komi, ma intanto l'unica cosa che posso dirvi è di lasciare un like e di iscrivervi al canale se questo video vi sia piaciuto. E alla prossima!